una città nella quale abbiamo giocato uno degli incontri precedenti, così come è successo altre volte in questi anni. Lo facciamo per due motivi. In primo luogo perché, così come la federazione ha cominciato a fare 15 anni fa, continuiamo ad aggiudicare queste ambite manifestazioni, questi inviti incontri della nostra nazionale secondo una gara aperta, e quindi anche in questo caso la città di Pesaro ha fatto l'offerta migliore fra quelle che ci sono per l'invito. Io la chiamo la mia seconda mamma e mi fa molto rabbia quando sento qualcuno che non vuol giocare in Coppa Davis, ma io dico sempre non gioco in Coppa Davis perché hanno paura, perché ci sono giocatori di tennis e ci sono giocatori di Coppa Davis e non è la stessa cosa. Tanto si gioca in squadra e poi l'entusiasmo che si sente, proprio si sente quando c'è un incontro in Coppa Davis è un'altra atmosfera. Già in televisione mi sostituisci, quindi prossimamente a Pesaro. Là delle battute, ringrazio veramente la federazione e il suo presidente per questa doppia opportunità che dà la nostra città. Per noi è un grande orgoglio ospitare i quarti di Coppa Davis dopo aver ospitato qualche mese fa gli ottavi di finale con la Svizzera. In quel caso li abbiamo ospitati dentro, riteniamo, uno dei palasport più belli d'Italia, e questa volta invece lo faremo all'aperto grazie alla grandissima collaborazione del circolo Tennis Baratov che è qui presente in sala e che ci sta dando una mano enorme a organizzare questo bellissimo evento.